primo giorno della mia vita, quasi forse per reazione, invece un film positivo. L'hai già definito film, però, eh? Attenzione. Tutti hanno sentito. Mi abituerò a chiamarlo romanzo, sarò in promozione col film, chiamerò romanzo, ma insomma, è una storia che ho voglia di raccontare perché è una storia fortemente positiva, anche se paradossalmente parte da un suicidio. È la storia di quattro persone completamente diverse tra di loro, arrivate a toccare il fondo in qualche modo, e casualmente, in posti completamente diversi, scelgono la stessa notte, una notte americana, newyorkese, per farla finita. Ma un attimo prima un uomo misterioso, una specie di angelo senza ali ma con un cuore enorme, li ferma e gli propone una settimana di tempo per farli rinnamorare della vita. E quindi è la storia, a volte divertente, a volte buffa, a volte drammatica, a volte emozionante, di queste quattro anime completamente diverse: una poliziotta che ha perso la figlia, un motivatore, vedete, gli americani, i life coach, quelli dicono ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare, lui è il primo a non farcela, e una campionessa olimpica bellissima finita su una sedia a rotelle, un bambino ciccione bullizzato, divo della pubblicità. Quindi queste quattro persone apparentemente non c'entrano nulla l'una con l'altra, soltanto il fatto di non farcela più, vengono raccolte da questo uomo molto simpatico, molto buffo, che gira con una vecchia station wagon scalcagnata, che in una settimana di tempo prova a farli cambiare punto di vista sulla vita, prova a farli rinnamorare. Ed è stato per me un romanzo molto catartico, perché poi qual è la riflessione? È cosa è veramente importante nella vita? In fondo sono io a scrivere e a decidere dove andare, ed è stato un percorso lungo di circa 2 anni che è anche molto difficile, perché un film sul senso della vita è pieno di trappole, rischi di essere banale, rischi di essere scontato, rischi di essere sdolcinato, eccetera eccetera. Però ogni giorno in questi 2 anni in scrittura mi dicevo: ma io, per far cambiare idea a queste quattro persone che hanno avuto 4 drammi, una madre che ha perso il figlio, forse uno dei drammi più grandi che si possa avere, se pensate, non c'è una definizione. Se perdi un compagno sei vedovo o vedova, se perdi un genitore sei orfano, se perdi un figlio si dice, perché probabilmente non si accetta. Una campionessa finita su una sedia a rotelle, ma non è tanto la storia della campionessa, perché è una storia metaforica, è una persona schiacciata dalle attese, dalle pressioni del mondo competitivo che la circonda, che decide di sedersi e non ha più voglia di rialzarsi, di ricominciare. Un bambino bullizzato, e infine il motivatore, che probabilmente il personaggio a cui sono più legato, perché soffre semplicemente di depressione, di mal di vivere, che è un male terribile. Ci sono dei numeri incredibili: il 6 persone su 10, le statistiche dicono che soffrono il mal di vivere, cioè 6 in prima fila, 6 depressi, 4 no, 6 sì, 4 no, che è depresso. No, nel senso che va dal piccolo fastidio quando ti alzi e non sai perché, a quella che ti immobilizza, però è il male del momento, cioè è quel mal di vivere che ti prende e non sai il perché, e non sai bene. Anzi, infatti il nostro protagonista c'è una scena, c'è un momento molto bello in cui dice: magari mi fosse morto un figlio anche a me, alla poliziotta, almeno saprei perché soffro. Io mi alzo ogni mattina, sento come se, ma non mi è successo nulla. Quindi insomma, sono partito da una roba pesante, cioè da 4 situazioni difficili, tra 4 toccare il fondo, per poi doverle ribaltare, quindi chiedermi: ma che senso darei io, che cosa direi a queste 4 persone, di guardare, solo tutto sommato la vita vale la pena di essere vissuta. Ed è stato un bel percorso, devo dire, perché è stato un percorso che mi ha fatto analizzare in tutti i modi possibili immaginabili le cose che per me sono importanti da quando sono nato ad oggi, e probabilmente quelle che verranno, in un modo ovviamente romanzato. Ovviamente è un gruppo che diventa un gruppo che farà delle esperienze diverse, curiose, anche surreali, perché questa specie di angelo ha qualche potere molto particolare, non esagerato, ma insomma ogni tanto ricorre a qualche artificio per convincerli. Però è un gruppo di persone che in qualche modo ti ci affezioni subito, perché cercano disperatamente, vogliono essere salvate, e secondo me il desiderio di essere salvati è presente in ognuno di noi.